appuntamento che ci siamo dati questa mattina. Questo appuntamento non è, come qualcuno ha scritto o detto in questi giorni, una mera speculazione elettorale. In questo momento ci interessa ben poco quella che è la mera speculazione elettorale. In questo momento noi cittadini di Varedo abbiamo a cuore le esigenze della nostra comunità, abbiamo a cuore la salute dei nostri cittadini, del nostro territorio, delle attività che sono su questo nostro territorio. Sabato mattina a Varedo è successo una cosa che mai si sarebbe pensata potesse succedere in questo nostro nord, nella Brianza operosa, nella città di Varedo. Un capannone industriale prossimo ad un'operazione di riutilizzo molto importante, che 3 anni fa è stato riempito di rifiuti che si dice provengano dalla zona di Napoli, rifiuti urbani, si parla di 4.000 tonnellate, ammassati in un enorme capannone. Sabato mattina, prima dell'alba, questi rifiuti sono stati dati a fuoco con un sistema che dalle prime considerazioni sembra sia estremamente raffinato, non un incidente di quelli a caso del barbone. Però se non li bruci in un inceneritore adeguatamente attrezzato, facendo arrivare la temperatura di combustione ben oltre i 1000 gradi, questi possono produrre diossina. Noi aspettiamo fiduciosi le analisi ultime e definitive dell'ARPA che ci permettano di stare tranquilli. Però nel frattempo non possiamo non avere delle preoccupazioni, perché ne va della nostra salute, di quella dei nostri figli, delle persone a noi care e di tutto il territorio in cui viviamo. Ovviamente il fumo e le polveri non hanno confini, sono arrivati nei comuni circostanti anche a grande distanza e giustamente i sindaci e i cittadini di quelle località che sono stati raggiunti dal fumo e dagli odori maleodoranti si sono appellati, si sono ribellati, hanno sollecitato. Noi questa mattina siamo qui a lanciare un grido di allarme molto forte relativo alla salute dei nostri cittadini, ma relativa anche alla salute del nostro territorio. Noi non possiamo permettere che questi nostri paesi diventino terra di conquiste del malaffare. Noi non dobbiamo assolutamente tollerare che queste cose possano avvenire qui, in questi territori, di cui si loda sempre l'operosità, in cui c'è gente che si sveglia la mattina per andare a lavorare, produrre il giusto e avere una vita dignitosa.